Salve a tutte Cirine e Cirine, benvenuti in un nuovo video acquisto, un video haul per quanto riguarda i manga acquistati nel 2016 e inizio 2017. Dovete sapere che io non acquisto tantissimi manga, prima ne acquistavo molti di più, infatti ho tuttora una libreria, la Billy, strapiena, non so se avete visto magari in qualche foto su Instagram o sulla pagina Facebook. Ma acquistavo molti di più perché i manga che meno seguo avevano una periodicità abbastanza breve nel breve periodo. Invece ultimamente si sono allungati tantissimo. Stiamo parlando di Berserk, che esce una volta l'immorto di Papa, l'ultimo è uscito tipo un anno e mezzo fa. Bastard, che non si sa da quanto tempo non esce. Il grande sogno di Maya è morto e sepolto. E io aspetto da tipo 10 anni il 43esimo numero di Nana. Proprio per questo, perché c'è questa periodicità molto elevata, vado in fumetteria ogni 6-7 mesi. Perché un po' non voglio far il cumulo di fumetti, perché qualcuno segue anche qualche uscita mensile o bimestrale, anche perché poi non voglio spendere cifre esorbitanti, parliamo chiaramente. E poi c'è anche l'altro fattore, che è il proprietario della fumetteria, penso che mi odi tantissimo perché si riempie la casella in maniera assurda. Adesso vi mostrerò quelli che sono realmente i miei acquisti. Non andavo in fumetteria da aprile, quindi stiamo parlando di oltre 9 mesi, e quindi dovevo andare per forza. Il primo è Ratman di Leo Ortolani, l'unico fumetto italiano che leggo e che amo, perché trovo che Leo Ortolani sia magnifico. Ho acquistato il 114, il 115, il 116 e il 117. Ammetto che non sto seguendo tantissimo Ratman, perché io sono abituato a fare così. Non leggo i manga in ogni uscita, preferisco che mi si fa la catasta tipo di 10-15 volumetti e nel giro di un giorno me li spolpo. Adesso sono arrivato a 17 numeri, perché io non leggo Ratman dal centesimo. Sì, sono una pessima persona, però questo difetto. Amo leggere tutto d'un fiato e poi mi scoccia tantissimo aspettare mesi e mesi per leggere la continua, quindi preferisco fare in questa maniera. Proprio per questo ammetto che, vi dico anche una cosa, tendo più ad acquistare manga già conclusi anziché che magari stanno continuando. È una cosa che io detesto, aspettare. L'attesa per me è terribile. Io vi consiglio sempre di acquistare Ratman, perché è davvero carino, davvero divertentissimo, e poi costa davvero poco, costa 2,50 euro il volume. E poi ci sono molti special che escono all'incirca 2-3 all'anno e sono davvero molto carini. Quello che vi consiglio, che devo ancora acquistare tra l'altro, è The Walking Rat, per tutti gli appassionati di The Walking Dead. Parlando sempre di manga che si sono conclusi, che sono giunti al termine, vi cito Liar Game della J-Pop, 5,90 euro il volumetto. La serie è appena conclusa con il 19esimo volume ed è un manga molto particolare. Non è un manga adrenalinico, azione pura, è un manga psicologico che, proprio come dice il nome, è un po' il gioco delle bugie. La trama è molto contorta, molto, ammetto, un po' pesantuccio. Infatti Liar Game lo leggo con molta calma, perché ogni singolo passaggio è fondamentale. Liar Game è un manga molto sopra le righe, perché un po' racconta e dimostra la cattiveria umana, i giochi psicologici dell'uomo che dovrà cercare di utilizzare per andare avanti in questo gioco. Sì, perché per andare avanti in questo gioco bisognerà fregare il prossimo, fregarlo in tutte le maniere possibili e immaginabili, ma non con la violenza, perché chi perderà il gioco, perderà i round, perché ci sono vari step, vari round e compagnia bella, si addosserà un debito assurdo, quindi si rovinerà la vita. E quindi qui staremo a vedere in giochi di alleanza, bluff, tradimenti. E ammetto che ho letto l'ultimo volume 10 minuti fa e sono rimasto abbastanza sconcertato per il finale. Un finale che ti lascia molto sbigottito. Ciò che poi ho amato tantissimo in Liar Game sono anche i riferimenti a film, telefilm. Ad esempio, io ho amato tantissimo il riferimento a Kubrick, almeno per quanto ho potuto vedere io, per i gestori della Maison, cioè questa casa dove avvengono questi giochi, che sono tutte persone con delle maschere molto particolari, e ho pensato immediatamente al famoso e celebre film. Poi ho acquistato Asgard's Will 2, un 10, 11, 12 e 13, prodotti dalla Star Comics, un prezzo di copertina di 4,30€.
Anche questo è un manga abbastanza sopra le righe, molto particolare, molto trash, molto splatter. E racconta che in pratica un giorno all'improvviso in Giappone compaiono dei cubi particolari dove ogni studente di liceo dovrà sopravvivere a dei giochi mortali, dei giochi cruenti, dove tutti, diciamo che i giochi per i bambini prenderanno vita e cercheranno di ammazzare tutti, molto semplicemente. E qui tutti i giocattoli per bambini, ad esempio come il Daruma, cercheranno di ammazzare più studenti possibili. Chi sopravviverà a tutte queste prove verrà chiamato figlio di Dio. E Asgard's Will 2 è in pratica come se fosse una storia parallela alla storia principale, perché guarda, descrive, racconta le vicissitudini, le peripezie di chi quel giorno non è andato a scuola. Perché anch'esso deve partecipare a dei giochi alternativi, diciamo, dove dovrà sopravvivere. Una trama molto cruenta, molto bella, che a volte fa molto riflettere. Ho amato tantissimo Asgard's Will per quanto riguarda anche i film che hanno fatto in Giappone, splatter, dove c'è lo splatter sangue, io ci sono, però un sangue molto particolare, ad esempio quando c'è la scena del Daruma, che come se fosse un 2-3 stai là, cioè il sangue è a biglie rosse. Oppure ad esempio fanno le paralimpiadi e c'è l'atletica leggera e chi non riesce viene divorato vivo. Scene comunque cruente, però che ti fanno sorridere, cioè il trash regna sovrano. E poi abbiamo L'attacco dei giganti, prodotto dall'Anna Planet Manga, 4,20€ il volumetto. Il numero 18 e il numero 19. Siamo arrivati a un punto cruciale della storia, di cui ovviamente non faccio spoiler o altro, però fondamentalmente è una cosa decisiva. Io spero che prima o poi questo manga volga al termine, anche perché ammetto molto bello eccetera eccetera, però personalmente mi sta un po' stufando. Trama epica, quello che volete, però quando poi un manga a mio avviso diventa molto molto prolisso, molto lungo, si perde un po' l'essenza. L'unico dettaglio che amo sottolineare è che ultimamente i volumi sono diventati molto spessi, molto doppi, come dico le nostre parti ciotti, e i disegni sono migliorati tantissimo. La trama dell'attacco dei giganti è molto semplice. Ci troviamo in un mondo completamente diverso da quello nostro attuale, dove gli uomini sono confinati in città fortezze per scampare all'attacco dei giganti. Questi giganti che cercheranno in tutti i modi di decimare gli esseri umani. Detto così, la trama può sembrare molto semplice, però ci saranno dei risvolti sconvolgenti dove, diciamo, si cambieranno completamente le carte in tavola, dove gli stessi umani c'entreranno nell'apparizione dei giganti. Detto questo, io mi fermo perché farò sicuramente degli spoiler, però è una trama, è un manga che deve essere assolutamente letto. E soprattutto in questo manga, l'attacco dei giganti, e soprattutto in questo manga ci sarà adrenalina, azione pura, anche perché poi quello che ho amato di più e tutti amano è proprio le armi dei nostri protagonisti per ammazzare i giganti. Questa cosa, queste armi bellissime, queste lame fantastiche, la capacità di muoversi in maniera spropositata. E poi ammetto che amo anche il lato psicologico, sia le alleanze, i tradimenti, i giochi di potere, tutto fantastico. E poi abbiamo L'attacco dei giganti Before the Fall, prodotto sempre dalla Planet Manga, 4,51€. Come potete vedere, ancora più spesso, più doppio rispetto all'attacco dei giganti, ed è la storia ambientata 70 anni prima le vicende dell'attacco dei giganti, quindi avremo dei mezzi in più per capire determinati aspetti della trama, anche per quanto riguarda sempre il discorso dei giganti. Questi sono stati i miei ultimi acquisti per quanto riguarda i manga. Fatemi sapere sempre quindi qui sotto nei commenti qual è il vostro manga preferito, e se volete potete consigliarmi di acquistare una serie in particolare, anche perché sarebbe molto carino uscire un po' dai soliti canoni, dai soliti standard. Consigliatemi qualcosa, magari io la spulcio e l'acquisterò sicuramente, perché mi fido sempre del vostro giudizio. Per ora è tutto, ma solo per ora. Ashura vi ringrazia e ci vediamo al prossimo video. Ciao!